Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Taglio al budget, sul piede di guerra le strutture sanitarie accreditate, ANISAP, Federlab e ASA protestano contro il decreto del commissario Cotticelli che riduce le risorse, a rischio, dicono, la tenuta del sistema. Ancora una protesta a Catanzaro dei precari del Pugliese Ciaccio, dopo le promesse arriva la lettera di licenziamento. I residenti di Turio e Ministalla occupano la statale 106, gli abitanti delle due contrade di Corigliano Rossano protestano per il fermo del cantiere aperto per mettere in sicurezza gli argini del Crati. Beni per 400 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA ad un imprenditore del settore del gioco d'azzardo. L'uomo è coinvolto nell'operazione Galassia. Un giovane di 24 anni è morto stamattina a San Pietro a Maida. Il giovane era alla guida di un trattore che si è ribaltato schiacciandolo. Cerimonia di consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri della Repubblica. La cerimonia si è svolta al Teatro Rendano di Cosenza. La sanità, dunque, in apertura di questa edizione del nostro giornale, protestano le strutture sanitarie private accreditate contro il decreto del commissario Cotticelli che taglia le risorse, a rischio, dicono, la tenuta del sistema. Sono oltre 23 milioni di euro i tagli previsti per le strutture accreditate della nostra regione, che tradotto significa dare meno prestazioni alla popolazione, e che riguardano le province in cui le aziende sanitarie con strutture pubbliche non sono in condizioni di soddisfare i fabbisogni. Significa non garantire il livello essenziale di assistenza, significa che dove le strutture pubbliche non possono erogare una semplice glicemia o non possono erogare un emocromo o non possono erogare un TAC, una risonanza magnetica, il cittadino, non potendosi recare presso una struttura privata accreditata perché non dispone del budget per poterla eseguire, significa che se la deve pagare di tasca propria. Taglio del budget significa taglio di prestazione, significa far pagare ai cittadini le prestazioni stesse. E questo francamente è grave in una regione dove la povertà è notevole, ed è grave ancora di più tenendo conto del fatto che a livello nazionale la nuova finanziaria prevede invece un incremento delle risorse per il sistema sanitario nazionale. La nuova finanziaria che è passata già ieri sera al Senato è previsto che per le strutture private accreditate si ritorni ai budget dell'anno 2011 senza l'abbattimento del 2%. Qui invece rispetto all'anno 2011 c'è questo taglio di 23 milioni di euro. Una delegazione si è riunita oggi alla Cittadella per discutere la situazione e per chiedere un incontro con il commissario Cotticelli, perché oltre ai tagli sulle prestazioni sono previsti anche tagli ai posti di lavoro. Ecco cosa chiederanno ai vertici della sanità calabrese. Perché non sono state mantenute le stesse promesse che il generale Cotticelli aveva fatto insieme al dottore Belcastro. Il decreto non doveva essere emesso prima di ulteriori incontri e prima del calcolo dei fabbisogni dei calabresi, non tenendo conto del fatto che in Calabria, per esempio, i laboratori sono organizzati in rete. Questa fretta ha comportato una emissione di un decreto che presenta una serie di criticità. Queste criticità devono essere assolutamente vagliate da parte del commissario e, se necessario, rivedere il decreto. Ancora una protesta a Catanzaro dei precari del Pugliese Ciaccio. Dopo le promesse, infatti, arriva la lettera di licenziamento. Hanno protestato ancora una volta davanti la cittadella regionale i precari della sanità in servizio presso il Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Alle promesse non sono seguiti i fatti, a fine mese scadrà il loro contratto di lavoro, per questo hanno chiesto spiegazioni. Non è arrivato nessun atto ufficiale da parte della Regione Calabria, l'unico atto ufficiale che è stato consegnato ai lavoratori è una lettera di licenziamento in base alla quale loro finiscono il loro contratto di lavoro il 31/12 di quest'anno. Quindi
quindi siamo qui per chiedere contezza del fatto delle promesse date dal generale Cotticelli e dai sindacati confederali ormai più di 2 settimane fa. Cioè, 2 settimane fa si era promesso che la situazione si era sbloccata e c'erano stati due mesi di proroga del contratto fino al 29 febbraio 2020. 2 mesi che sembrano pure abbastanza pochi, però è sempre meglio di niente. Ma anche questi 2 mesi sembrano per oggi che siano solo parole. Sono circa un centinaio di infermieri in servizio solo a Catanzaro, ma la situazione è davvero preoccupante perché a rischio c'è l'emergenza urgenza del nosocomio catanzarese. In questo momento post 31-12 potrebbe essere a rischio il pronto soccorso, sì. Questi sono i dati che abbiamo noi. Cioè, il Pugliese Ciaccio, l'azienda Pugliese Ciaccio si regge su un enorme numero di precari, un po' come tutta quanta la sanità calabrese. Forse sarebbe il caso che questa tarantella che c'è ogni volta che il contratto sta per scadere finisse e si arriva alla stabilizzazione di chi ne ha diritto. I residenti di Turio e Ministalla hanno occupato la statale 106. Gli abitanti delle due contrade di Corigliano Rossano protestano per il fermo del cantiere aperto per mettere in sicurezza gli argini del Crati. Hanno bloccato la statale 106 all'altezza dello svincolo di Turio. Loro sono alcuni residenti delle contrade Ministalla e Turio del comune di Corigliano Rossano che lo scorso anno hanno subito danni e disagi a causa dell'esondazione del fiume Crati. Da allora aspettano il ripristino degli argini del corso d'acqua. Il maltempo dei giorni scorsi ha fatto ancora una volta temere il peggio. La pioggia incessante ha fatto ingrossare il fiume. C'è paura che possa verificarsi una nuova esondazione. L'argine destro del Crati lunedì scorso ha mostrato altri segni di cedimento. L'acqua ha iniziato ad infiltrarsi in una falla sotto l'argine stesso, riversandosi negli agrumeti adiacenti. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Gli abitanti delle due contrade protestano per il fermo del cantiere aperto per mettere in sicurezza la zona critica dell'argine. La regione, raccontano, ha finanziato i lavori, hanno aperto il cantiere e dopo 2 giorni di lavori tutto si è fermato. Con il sit-in i residenti di Turio e Ministalla vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro difficile situazione, sui drammi che si vivono quando il Crati esonda. Una protesta pacifica che ha creato non pochi disagi alla circolazione stradale, ma i residenti delle due contrade chiedono risposte e tempi certi. Parliamo delle prossime regionali, manca davvero poco al voto e mentre continua a tenere banco il nodo candidature, vediamo nel prossimo servizio qual è la percezione dei cittadini. Oggi parliamo di elezioni regionali, ma non è che con tutti questi movimenti, candidati, non candidati, la gente ha perso un po' la bussola e non sa neanche, per esempio, quando si vota? Noi abbiamo provato a Cosenza, su Corso Mazzini, a fare qualche domanda. Tanti ci hanno dribblato. No, lei? Non me lo chiedo. Altri sono messi in gioco, sbagliando di qualche giorno. Ma mi sembra il 31 gennaio, non più di... Le più simpatiche, queste due ragazze che le hanno provate tutte. Quando si vota per le regionali in Calabria? Non lo so. A maggio. Rilancio. A giugno. Marzo. A luglio. Non seguiamo noi, si vede, no? La risposta esatta è... Quando si vota? Quando? Gennaio. Che giorno? Perché il 26. Bravo. Il 26 gennaio. Bravissimo. Il 26 gennaio. Il 26 gennaio. Come temevamo, c'è molta distrazione, quasi disinteresse, molti si dicono sfiduciati. Io non ci credo più alla politica, non ci vado più appresso alla politica perché sono deluso. C'è però ancora chi attende l'appuntamento elettorale perché crede ancora in una possibilità di migliorare la regione. Gli italiani non volevano niente. Questa in Francia che sta succedendo, qua siamo tutti bla bla bla, però io ce l'ho uno che devo dare. Quindi ha ancora fiducia? In questo personaggio che c'è, cioè sì. Questi giovani, meno male che sono svegliati, perché fino a ieri dormivano, ma oggi sono svegliati e speriamo che avvenga un cambiamento serio per i giovani, per il lavoro. Per tutti. Torniamo da una delle nostre intervistate che dopo mezz'ora si mostra preparatissima. A distanza di mezz'ora, domanda a bruciapelo, quando si vota in Calabria per le regionali? Il 26 gennaio. Brava. No.
E boom di comuni commissariati in Italia, e la Calabria è maglia nera con 27 commissariamenti, seguita da Campania con 25, Sicilia con 18 e Puglia con 16 commissariamenti. Emerge da un rapporto dell'Istat. A fine 2017 in Italia sono 154 i comuni con a capo un commissario straordinario, di cui il 53,2% nel sud del paese e il 16,9% nelle isole. Il fenomeno dei commissariamenti in Italia ha registrato un aumento del 23,2% tra il 2015 e il 2017, proprio per via dell'aumento del numero di comuni sottoposti a procedura straordinaria nel Mezzogiorno. Beni per 400 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA ad un imprenditore del settore del gioco d'azzardo. L'uomo è coinvolto nell'operazione Galassia. Una cifra spaventosa, 400 milioni di euro, questo è il valore dei beni sequestrati oggi dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria all'imprenditore Antonio Ricci. L'uomo alle attività legali, secondo la DDA di Reggio, affiancava affari illegali nel settore del gioco d'azzardo. Ricci nel 2018 era rimasto coinvolto nell'inchiesta Galassia. L'operazione aveva portato all'esecuzione di 18 arresti. I magistrati della Procura Regina e le Fiamme Gialle avevano scoperto una rete di associazioni criminali che in combutta con i clan Tegano De Stefano di Reggio Calabria, Pesce Bellocco di Rosarno e Piro Malli di Gioia Tauro operavano in Italia nel settore delle scommesse sportive, o meglio nella raccolta delle stesse. Ricci era finito nell'inchiesta perché, pur di raccogliere le scommesse, pur privo di concessione, utilizzava siti online illegali. L'attività di broker delle scommesse la celava camuffando il lavoro online con centri di trasmissione dati e punti vendita di ricariche. Per fare questo Ricci aveva aperto anche due società con sede a Malta e proprio nell'isola del Mediterraneo, dopo essere sfuggito all'arresto appunto nel 2018, era stato rintracciato dalle autorità locali e successivamente rimesso in libertà. Adesso l'aggiornamento dell'indagine con il sequestro dei beni dal valore iperbolico. Il Tribunale di Catanzaro, seconda sessione penale, dopo l'annullamento da parte della Cassazione di una precedente ordinanza, ha ripristinato il divieto di dimora a Cariati per il sindaco dimissionario Filomena Greco. Il provvedimento rientra nell'inchiesta della Procura di Castrovillari, nell'ambito della quale la Greco è indagata per presunte irregolarità nel rilascio di un permesso a costruire in sanatoria a favore di un gruppo imprenditoriale di cui fa parte il fratello. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Si ribalta il trattore, un 24enne muore sul colpo, l'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto stamane sulla strada provinciale 113 nel territorio del comune di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Due responsabili di un centro giovanile a Taurianova, 26 e 33 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia per la violazione della normativa sulla detenzione e vendita del materiale pirotecnico. I militari, nell'ambito dei servizi di controllo, hanno trovato all'interno del circolo un contenitore con all'interno 58 scatole di artifici pirotecnici per un totale di 900 petardi privi della marcatura CE. Ha indossato la maschera e, armato di pistola, si è introdotto nell'abitazione di una giovane donna straniera per farsi consegnare i pochi soldi custoditi. Un 28enne noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per rapina dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme. Dopo aver preso il denaro, il rapinatore ha anche frugato nei cassetti, poi si è dato alla fuga. La sua corsa è stata rallentata da alcuni vicini che, dopo aver allertato i carabinieri, sono accorsi bloccando il malvivente. Nelle tasche dei pantaloni del giovane, i militari hanno trovato 300 euro, mentre poco più lontano sono state recuperate la maschera indossata per compiere la rapina e una pistola completa di cartucce. Era uscita per una escursione con il suo cane in una zona molto impervia di San Gineto, nel Parco Nazionale del Pollino, ma aveva perso l'orientamento. Una giovane turista trentina è stata rintracciata dagli uomini del soccorso alpino del Pollino. Protesta a Papanice per la presenza di topi in una scuola.
stazionano davanti il plesso Margherita dell'Istituto Comprensivo Papanice i genitori e i docenti che lamentano la carenza delle condizioni igienico-sanitarie della scuola, dove da un po' di tempo a questa parte bambini e insegnanti devono condividere i loro spazi con i topi. Eccoli fotografati dai genitori che questa mattina hanno fatto sentire la loro voce per risolvere una volta per tutte la problematica. Sono da giorni che non mandiamo i bambini perché giustamente abbiamo trovato escrementi, topi da tutte le parti, è venuto il comune qua e non ha fatto niente. Abbiamo avuto già un caso qualche mese fa, si diceva che era un topolino di campagna, hanno fatto giusto una pulitina così e la scuola è stata riaperta. Adesso il problema è ritornato, ma con dei ratti. Si sono trovati gli escrementi, adesso stiamo trovando parecchi topini morti e non vogliono, diciamo, fare rattizzazione dentro e fuori. Noi siamo stati al comune parecchie volte e ci hanno detto che la scuola non va chiusa. Non è la prima volta che accade, nonostante la derattizzazione sia stata già eseguita, il problema resta. Noi siamo in servizio, veniamo a scuola la mattina, giustamente i genitori, vedendo tutto ciò che sta succedendo. Gli operai sono al lavoro per ripulire il cortile adiacente da erbacce che potrebbero favorire il ripresentarsi del problema. No, la scuola è stata soltanto pulita dai collaboratori scolastici, hanno tagliato stamattina l'erba, ma non è stata fatta nessuna derattizzazione, va fatta penso dentro e fuori, messo le zanzariere, dovrebbero mettere le zanzariere perché vivendo in campagna è normale che ci siano topolini. E i termosifoni non sono neanche accesi e siamo al 17 dicembre. A Cosenza consegnate le onorificenze al merito della Repubblica. È stato il Teatro Rendano ad ospitare la cerimonia voluta dalla Prefettura di Cosenza che ha unito il momento dello scambio degli auguri a quello della consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana, il primo fra gli ordini cavallereschi nazionali, assegnato a chi si distingue nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno in cariche pubbliche e in attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari o nelle carriere civili e militari. Nel corso della cerimonia gli allievi e i docenti del liceo musicale Lucrezia della Valle hanno eseguito anche un concerto di Natale. È un modo sia di ringraziare, io credo, come istituzione tutti coloro i quali mi hanno accompagnato in quest'anno, quindi i sindaci, la parte politica, il mondo del volontariato, dell'economia. E quale modo più bello che festeggiare anche coloro i quali oggi saranno insigniti del titolo di Cavaliere Ufficiale, Cavaliere della più alta onorificenza che viene attribuita dal signor Presidente della Repubblica, affinché anche questi nuovi cavalieri possano segnare la via maestra anche per i ragazzi. Gli insigniti del riconoscimento di ufficiale sono stati Maria Carolina Ippolito, Antonella Vecchio, Lucia Rachele Celebre, Francesco Napoletani Berlingò, Massimo Maniaci e Luigi Mazzuca. Insigniti invece del riconoscimento di cavaliere Mauro Rosario Nicastri, Natale Chiarello e Francesco Antonio Greco. Nel corso della serata sono poi state assegnate anche diverse altre benemerenze. Per la prima volta il trofeo del Giro d'Italia arriva in Calabria. Per una decina di giorni sarà ospitato in un'enoteca speciale posta all'interno del Museo Statale di Mileto, da dove partirà la 7ª tappa della Corsa Rosa che il prossimo 15 maggio porterà i ciclisti da Mileto fino a Camigliatello. Eccolo Davide Cassani, massimo esponente del ciclismo italiano, il commissario tecnico della nazionale che è sceso in Calabria e in particolare a Mileto portando con sé il trofeo del Giro d'Italia targato 2020 che sarà esposto fino alla fine dell'anno nel Museo Statale della cittadina vibonese. È una tappa impegnativa, l'arrivo a Camigliatello non è banale, tra l'altro io ho dei ricordi piacevolissimi perché la mia prima fuga del mio primo Giro d'Italia l'ho fatta proprio qui. Arrivai terzo a Camigliatello, la tappa era Palmi, Camigliatello-Silano, andai in fuga proprio in questi chilometri con altri
sei corridori, poi rimanemmo in tre, Beccas che vinse la tappa, Renosto che arrivò secondo e io in cima a Camigliatello arrivai terzo. Quindi sono ricordi piacevolissimi e mi fa piacere che il giro torni a Camigliatello e parte da Mileto, perché qui c'è passione per il ciclismo e quindi anche la giornata di oggi testimonia la voglia che c'è qui a Mileto di Giro d'Italia. Dunque la provincia di Vibo si tinge di rosa per l'occasione. L'importante trofeo è stato accompagnato da oltre 50 ragazzi che rigorosamente in bici hanno percorso insieme alle autorità civili e religiose del territorio le strade cittadine sino al polo museale locale all'interno del quale si potrà ammirare l'ambito premio. Mileto dunque protagonista indiscussa per il Giro d'Italia 2020. Gli intrecci tra 'Ndrangheta e massoneria nel libro del giornalista Claudio Cordova. Migliaia di documenti esaminati e centinaia di fatti tra loro lontani nel tempo e nello spazio, ma ricollegati sapientemente tra di loro. C'è tutto questo nel libro Gotha, una vera ricerca sugli intrecci nefasti che si sono creati tra 'Ndrangheta, massoneria e servizi deviati. Il volume dell'apprezzato giornalista reggino Claudio Cordova, che gode della prefazione del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, è stato presentato anche a Cosenza, alla presenza di docenti universitari e giornalisti. Senza le relazioni, senza le complicità, le connivenze con il potere, in cui ovviamente la massoneria e i servizi deviati o comunque i pezzi deviati dello Stato hanno svolto purtroppo un ruolo molto importante, ecco, senza questo tipo di relazioni la 'Ndrangheta sarebbe rimasta una banda armata che, per carità, avrebbe fatto cose da banda armata, quindi cose assolutamente pericolose, ma non sarebbe riuscita a entrare in stanze apparentemente inaccessibili e quindi a diventare quella che ormai in maniera unanime è riconosciuta come l'organizzazione criminale più potente al mondo. Come sconfiggere quindi questo mostro? La repressione da sola non basta. L'aspetto repressivo ovviamente serve, viviamo in uno stato di diritto, quindi è giusto che magistratura, forze dell'ordine facciano la propria parte, ma la 'Ndrangheta non sarà mai sconfitta solo a colpi di inchieste giudiziarie, che ripeto servono, ma sarà sconfitta solo sotto il profilo culturale, proprio perché oltre ad essere un fenomeno criminale è un fenomeno culturale. Devo dire che rispetto anche a non tantissimo tempo fa, 10 anni fa per esempio, secondo me si parla molto di più di 'Ndrangheta e questo è già un primo passo per poterla sconfiggere, perché il primo passo è nominarla. E adesso le previsioni del tempo. Tende a traslare lentamente verso Levante il sistema depressionario attivo sulla penisola iberica. Si instaureranno pertanto correnti di scirocco in graduale rinforzo che accompagneranno un peggioramento del tempo, segnatamente ai versanti ionici della Calabria. Domani nuvoloso o molto nuvoloso sui versanti ionici con piogge tra deboli e moderate dal settore reggino a quello crotonese. Da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sui versanti tirrenici ma senza fenomeni di rilievo, se non qualche locale piovasco sui settori tra il Lametino e il Reggino. Temperatura in graduale diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani venti da scirocco, tra moderati e forti. I mari risulteranno agitato il settore ionico Reggino e basso Catanzarese, molto mosso nei rimanenti settori ionici e in quello tirrenico cosentino, mosso nei rimanenti bacini tirrenici. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.